letto questo articolo, ho capito che forse, dico forse, un piccolo contributo potevo provare a darlo. Il primo impegno è stato quello di condividere con gli amici del nuovo direttivo la nostra mission per i prossimi 3 anni. Quando si va a fermare si stabiliscono gli obiettivi e si stabiliscono anche i modi per raggiungere questi obiettivi. Quindi, che cosa abbiamo deciso di fare? Ci siamo resi conto che questo movimento, che è nato nel 1975 a Firenze, ha fatto molto, moltissimo in questi anni per la tutela della vita che nasce, ma molto bisogna ancora cominciare a fare per la tutela della vita che muore e per la tutela della vita che sta in mezzo a questi alfa ed omega della vita umana. Del resto, la legge 38/2010, disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ha fatto fare al nostro Paese un passo importante nel territorio difficile del fine vita. La voglia di eugenetica e eutanasia in Italia e in Europa intanto continuano a crescere grazie anche all'apporto delle potenti lobby che le sostengono. Alla luce di queste premesse, il Movimento per la Vita di Bergamo si propone di sviluppare un'intensa attività culturale seguendo un percorso di sensibilizzazione per approfondire sia tematiche disattese e rimosse come la morte, la sofferenza, il dolore, parti integranti e insostituibili della vita umana, sia argomenti di respiro universale quali l'età della vita, la paura, il coraggio, l'indifferenza, l'amore, la felicità, la giustizia, l'etica, senza logicamente dimenticare la tutela del concepito non ancora nato, primo e fondamentale impegno per promuovere in ambito legislativo, culturale e sociale.